Signori e signore, buonasera e benvenuti a tutti. Grazie per l'applauso. Allora, pensate che questo signore, quando combatteva, aveva come spettatori qualcosa come 15-20.000 persone. Io credo che sia stato il più grande campione che l'Italia ha avuto. È veramente un onore averlo, io direi di metterci in piedi e fare un applauso. Il 5 volte campione d'Europa, il 10 volte, 10 difese mondiali, imbattuto, l'unico campione italiano imbattuto al mondo, Bruno Alcani. Eccolo lì, grande, grande, lo voglio sentire, Ragazzi, è un onore questo, guardatelo! Grandissimo, grandissimo campione, grandissimo uomo, grandissimo amico, è una persona squisita ed ora anche presidente onorario della pugilistica sportiva. Grazie, vorrei sentirlo ancora un po' più forte, perché lo merita tutto. Grazie, grazie, così abbiamo scaldato un po', grazie per me, che ci volevi. Bruno Alcani, 10 volte campione del mondo, 5 campione europeo e 5 campione italiano. Bruno, come si è avvicinato al suo sport preferito? Da ragazzino era un po' un monello, un ragazzo un po' agitato, e allora ho cercato una palestra che mi abbassava un po' i toni e non soltanto i toni, ma ho avuto anche delle lezioni che mi hanno fatto capire che cosa vuol dire mettere le mani addosso a delle persone. Perciò ho fatto il pugilato e ritengo che sia uno sport che dovrebbero farlo quasi tutti i maschi, anzi oggi lo fanno anche le donne, anche perché possono capire che cosa vuol dire mettere le mani addosso a una persona. Ritengo che non sia una cosa giusta. Ricorda la sua prima gara agonistica? Sì, il primo incontro l'ho vinto, il secondo l'ho perso. Ero novizio, battevo a sesto ponente e infatti il mio maestro mi dice il primo incontro l'hai vinto, bene, bene. Il secondo incontro ho incontrato un ragazzo che era più alto di me di 20 centimetri e non riuscivo a prenderlo. Andava all'angolo e diceva, ma maestro, ma non riesco a prenderlo. Ma come siamo come punteggio? Mi fa, guarda, stai perdendo. Ah sì? E mi sono proprio bizzarrito, ho cominciato a picchiare, ma proprio picchiare come dicevo quando ero ragazzino. E ho vinto l'ultima ripresa, però avevo perso le altre due, perciò ho perso l'incontro. Così ho perso i campionati, erano i campionati liguri e novizi del 1958. Thank you.
Qual è il ricordo più bello della sua carriera pugilistica? Ma ricordi belli io ne ho tanti. Quando sono diventato campione d'Europa in Austria, a Vienna, tutti mi davano per sconfitto perché incontravo veramente un fuori classe, un bravo pugile anche lui, molto bravo, Jans Orsolic si chiamava, un pugile tecnico molto 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 bravo nel colpire mancino come ero io, e facciamo questo incontro. All'inizio è stato un po' dura, la gente che ti urlava di tutto perché io ero in Austria, non ero a casa, perciò era un po' turbante, però prima dell'incontro io al mio manager ho detto: vincerà, sarà bravo, però se sapesse com'è dura lui non lo sa neanche. Ho vinto per KO alla 12ª ripresa, perciò si vede che avevo qualcosa dentro, che volevo, una rabbia veramente per poter arrivare a fare qualcosa. Ci racconta il rapporto che ebbe con un campione del periodo, un campione dell'epoca? Ma io, campione dell'epoca, una cosa dell'altra, che io ero molto, vedevo molto bene Duilio Loi. Duilio Loi era stato campione del mondo. Io ho fatto il pugilato proprio perché vedendo le azioni, il pugilato che faceva lui, era il mio fans. A quale modello si ispirava? Io avevo una passione per Duilio Loi, e Duilio Loi è quello che praticamente mi ha illuminato, diciamo, nel mio pugilato. Praticamente io facevo pugilato come avrei voluto farlo, come Duilio Loi. Non so se poi l'ho fatto meglio o peggio, però ritengo che per me Duilio Loi è sempre stato una persona veramente valida. Thank you.
Come giudica lo sport adesso, in generale e nella sua specialità? Lo sport attualmente, specialmente nel nostro ambiente pugilato, siamo zero. Specialmente nel professionismo, nei dilettanti ancora si muove qualcosa, si vede, perché la federazione, io sono stato 10 anni in federazione, perciò so come è combinata, però dilettanti ci sono anche bravi. Nel professionismo non si muove niente, perché i dilettanti non passano al professionismo, perché oggi il professionismo non è più come una volta. Quali consigli darebbe a un giovane che volesse intraprendere la sua carriera? È dura dirlo perché oggi non c'è più il materiale umano che di una volta, che sapevano soffrire. I ragazzi oggi hanno tutto, non hanno i problemi che si avevano una volta, perciò ritengo che non c'è più la cattiveria di poter andare sul ring e dice devo per riuscire a fare qualcosa. Oggi è diverso.